Io sono diventato cristallografo perché mi ero iscritto al corso di laurea in chimica qui a Pavia e purtroppo dopo i primi 2 anni a me la chimica di laboratorio più di tanto non mi piaceva. Mi stufavo, poi allora eravamo veramente al medioevo della chimica, quindi il laboratorio per esempio di inorganica del secondo anno. Il riconoscimento lo facevi assaggiando le polverine col dito, cioè, erano cose che quasi inaccettabili, ma era l'unica maniera per sopravvivere. E per cui aspettavo con ansia di arrivare al quarto, quando ci sarebbe stata finalmente chimica fisica, quelle cose. Poi purtroppo la generale, l'inorganica, c'eravamo il vecchio professor Levi, che era una roba che me ne faccia l'anima sua. E allora dico, beh, poi quando arriviamo verso la chimica fisica forse qualcosina di più divertente. Nel frattempo io ero in collegio Ghislieri qui a Pavia, dove c'era Elio Cannillo, c'era Pepe Rossi, c'era stato prima Coda, poi è venuto Ungaretti, cioè siamo tutti i figli di Mazzi, sono tutti ghisleriani. Martino è stato l'ultimo. Mi ricordo che Cannillo a un certo punto mi ha detto: ma no, ma sai, noi ci troviamo bene, siamo lì da Mazzi, è arrivato questo nuovo professore da Firenze, fa la cristallografia, non si può neanche quella cosa, la cristallografia. Beh, poi al terzo anno faccio la mineralogia, l'esame, perché per chimica allora era fondamentale la mineralogia, con il professor Giuseppetti, pace all'anima sua, che sapeva tutto tranne che la cristallografia, e però si studiava sul Karobi, dove c'era anche tutta la parte cristallografica. Avevo incominciato a leggere un po', tanto è vero che all'esame orale con Giuseppetti mi aveva fatto una domanda, non ricordo più di che cosa, e io ero scivolato sulla cristallografia e lui mi ha detto: oh, sì, no, ma adesso queste cose, poi non capiva niente, quindi, cose no. Però mi è valso per pigliare la lode. Dopodiché, tesi di laurea, ovviamente Coda e compagni mi dicono: se vuoi c'è un posto da Mazzi a mineralogia per fare la tesi. E allora chiedo, mi presento, vado da Mazzi, tutto quanto, va bene, e mi affida Cannillo come mentore, relatore. E la mia tesi riguardava la struttura cristallina della bavenite. La bavenite è un tetto silicato assai raro dei graniti di Baveno, una struttura molto complicata, molto molto complicata. Non è che io devo dire che gran parte delle cose me le hanno fatte loro, perché cosa vuoi? Sì, io facevo la parte sperimentale, raccoglievo i dati, quelle robe lì, ma poi più di tanto non. Fatto stesso, insomma, siamo arrivati alla fine del 64, nell'ottobre del 64, a ottobre mi laureavo. Mazzi, 10 giorni prima, ha detto: no, neanche 15 giorni prima, dice: tutto a posto, quello. Certo, professore, si figuri. Io mi sono laureato il 22 di ottobre, il 21 ho fatto i 3 esami, gli ultimi 3 esami del quinto anno. Laboratorio del quinto, fisica tecnica e quello che chiamavamo mattonelle, che era chimica applicata ai materiali da costruzione. Allora, laboratorio del quinto, 30 lode perché l'avevo studiato, l'ho fatto. Fisica tecnica, l'avevo studiata a metà esatta, 27. Il terzo non avevo neanche aperto il libro, non sapevo neanche di che cosa parlasse. Però io lo dovevo fare, se no saltava tutto. Vado per farlo, era un professore esterno, un professore, un industriale, qualcuno insomma che veniva da fuori e teneva questo corso per incarico, e mi dice: ma lei dove si laureerà? Dico: con il professor Mazzi in cristallografia. Ah, beh, allora lei sul tetto silicati. Sì, è lì. Dice: beh, questo se lo sa bene, adesso vediamo un po' i colori. In quel momento arriva il vecchio professor Levi di chimica generale, cattivo come la peste, che si siede e dice: vengo a fare commissione con lei. Questo mi caccia via. Adesso, perché con l'altro potevo contrattare, con Levi non avrebbe detto via. E allora quello dice: beh, adesso vediamo un po' i colori. In quel momento il Dio che esiste ha mandato il bidello a chiamare il professor Levi, che lo cercavano, e se l'è portato via. In quel momento ho detto sempre: ingegnere, è un ingegnere. Io
lo confesso, è inutile che stiamo qui a perdere tempo. Lei è un peccato se il mio corso è bello, ma sì, io domani mattina mi devo laureare. Allora mi ha detto: senti, io ne metto 24 per non rovinare il libretto, che è tanto bello. Ma si ricordi che ha rubato 23 volte. Mi ha dato il libretto, sono corso qui in segreteria, e il giorno dopo mi sono laureato. Ammazzi, questo l'ho detto 5-6 anni fa. 5-6 anni fa, ho detto: ma lo sa pure solo che io. Cosa? Mi ha detto: cosa? Ecco, però ho iniziato. E no, ho trovato che la cristallografia era affascinante. Indubbiamente è una scienza affascinante.